in questo sonetto il cacciatore è detto da una donna, perché è un cacciatore che è andato a proporsi come marito, ma lei lo respinge, e sentiremo perché lo respinge. Qua l'intuizione che ha Belli è davvero modernissima, vorrei definirlo davvero un animalista, ma nel profondo un animalista, cioè l'attenzione alle creature, qualsiasi esse siano, e sentirete che severità, con che forza questa donna respinge quest'uomo, proprio perché comunque uccidere è una cosa da rinnegare. Non ci sono giustificazioni, neanche a pensare che sono animalucci, per cui e chi se ne importa, lo uccidiamo, mica soffriranno, cioè sono animaletti. E il cacciatore: figliolo, mi seccate inutilmente. D'un cacciatore io poco me ne fido. Non mi guardate fisso che non rido. Figlio caro, io non sposo certa gente. Come? Sorprenne e condannà allo spido una povera passera innocente che a voi non voglia e non va fatto niente e sta per fatto suo trento arzunito. Io la penso per me che un cacciatore che gode tanto d'ammazzare un uccello non può essere un cristiano del buon cuore. Bella ragione ha dunque, perché quello è piccinino, non sente il dolore come un uomo allo spragni gli il cervello. Vi leggo la nota di Belli a conclusione di questo sonetto, che è strepitoso. Giorgio Zimmermann era un botanico zoologo della metà del Settecento. La pensa pressappoco come la nostra romanesca, avendo detto nel suo trattato sulla solitudine che un uomo per il quale la caccia sia una passione farà tanto più male agli uomini quanto più avrà potere. Dunque bisogna togliergli il potere a un cacciatore, perché è un violento, perché non apprezza e disprezza comunque la vita. Noi abbiamo finito, vi ricordo, 21 aprile ore 16 alla sala della Protomoteca, la Giuccia Francesca che vi aspetta, grazie a Laura Biancini. Grazie a Stefano Messina.